Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una nuova decklist Sky Striker pre-Photon Hypernova e vi faccio vedere subito come l'ho fatta. Allora, spoiler in permanence. Tre raie, molto easy, carta più forte del mazzo possiamo dire. Lei torna dal cimitero quando le link vengono spaccate e comunque si può evocare normalmente. Rose si evoca special quando c'è Rai un'altra link, quindi è una special in più, quindi fortissima. Poi passiamo alle Entrap, 3 Ash, 2 Veiler, ne giochiamo 2 per dare spazio a altre carte. Veiler molto forte come carta, perché durante la main dell'avversario può negare l'effetto di un suo mostro, e non è una volta per turno. Corvo di Dio a 2, perché anche questo bandisce una carta generica del cimitero, non è una volta per turno. E poi passiamo alle nuove carte che comunque sono molto forti. 3 Magnamut, questa rimuove luce o un'oscurità, quindi anche Rose o Raie, e lui si evoca. E durante la hand adda l'altro. Lui può essere fatto anche in battle, si evoca special e può anche attaccare, quindi un 2005 in faccia. Nel caso non riusciamo a buttare giù dei mostri all'avversario, o comunque bestial. Poi un Druidstorm, lui forte, perché se questa carta viene spaccata, viene mandata al terreno al cimitero, puoi scegliere come bersaglio un mostro evocato specialmente controllato dall'avversario e mandato al cimitero. Quindi un Engage, tre Ancorelle, carta motore del mazzo, rubiamo i mostri all'avversario e neghiamo l'effetto, quindi è il nostro Veiler alternativo. Infatti, poi tre Linkage, la nuova carta di questa espansione, abbiamo anche il tappetino che spacchi una carta e evochi una Link Sky Striker, che poi dopo ci si può fare anche OTK. Due post bruciatori, secondo me è una delle carte più forti del mazzo e spacca le carte all'avversario. Spacca un mostro a magia trappola, quindi fortissima. Un multiruolo, perché qui se spacchiamo una carta l'avversario non può cenare carte alle nostre carte magia Sky Striker. Poi un'area 0, un droni, crea un segnalino, area 0, guardi le prime tre carte e se c'è una carta Sky Striker la abbia alla mano e spacchi la carta che hai selezionato. Poi Shark Cannon rimuove un mostro al cimitero dell'oppo e nel caso si può prendere sul proprio campo. Questo è molto forte. Poi carte generiche come Call, Terraforming, Rinforzi, Spolverino, carta fortissima, adesso ha 1, noi la giochiamo a 1. Una TTT anche 2 perché è fortissima. 2 Prosperity, guardiamo, rimuoviamo carte all'extra e guardiamo il numero di carte da 3 a 6 e poi scegliamo una di quelle carte da dare in mano, ma poi non possiamo pescare, molto forte quando cerchiamo carte. Quindi Lightning Storm, 3x obbligatoria, noi andiamo secondi, vogliamo tickappare, poi se siamo fortunati possiamo fare anche la combo Linkage. Poi 2 Impermanence. Mazzo dovrebbero essere 43 carte, extra, 3 Aiate, 3 Kagari, 3 Shizuku, una Kaina, un Dark. Qui farei, io avevo messo Lina, ma visto che comunque giochiamo i Bestial, direi 2 Zeke perché comunque così ce li togliamo. Una Selene e un Access Code. Lista molto basica, può fare il suo local. Ovviamente il mazzo è per stare sopra, soprattutto a Tier Elements. Quando si vede invece Migrabrezza o Shatterla si gioca in modo completamente diverso. Con Shatterla si mettono queste nel mazzo. Oppure barriera dimensionale con piccioni, invece non ci danno troppo fastidio perché comunque abbiamo comunque il Lightning Storm e lo spolverino.
E visto che non sono, abbiamo tanti modi per togliere i piccioni, questo deck può essere abbastanza forte. Ovviamente questo non è in meta, è un mazzo del suo, che può fare il suo, ma ovviamente c'è ancora un po' di strada da fare. E presto vi porterò anche la decklist post Photon Hypernova, dove il mazzo sarà completamente diverso. Cioè, completamente diverso no, però molto diverso. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo al prossimo video.